Ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, non entrerò in questa polemica sterile con la minoranza, non ne vale la pena, anche perché l'Italia non ha più tempo per voi. È ora di smetterla. Trattiamo quindi oggi la conversione in legge del decreto 44/2018 in merito alle misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ovvero andiamo a dibattere sulla necessità di finanziare per ulteriori 9 milioni di euro un provvedimento di cassa integrazione guadagni in deroga in modo da coprire per tutto il 2018 per 1000 lavoratori della Sardegna. Si tratta di un provvedimento che ci arriva dal passato e sul quale ci è stato in pratica impedito di intervenire in quanto in scadenza, come è stato ricordato, per il giorno 8 luglio. Di fatto, quindi, qualunque emendamento approvato avrebbe implicato un nuovo passaggio alla Camera e dunque impedito di rientrare nei termini temporali consentiti. Il provvedimento è molto semplice e limitato, un provvedimento puntuale, un compitino proveniente dal passato governo, al pari di numerosi provvedimenti che ci siamo abituati a vedere nella scorsa legislatura. Si mette una pezza sperando che regga. Se da una parte si tratta infatti di un provvedimento dovuto per circa 1000 lavoratori con le loro famiglie appartenenti a due aree, quella di Porto Torres e Porto Vesme, nord-ovest e sud-ovest della Sardegna, riconosciute come aree di crisi industriale complessa, dall'altra non possiamo esimerci da fare alcune riflessioni sul fatto che negli ultimi anni diverse zone in terra sarda sono state abbandonate a se stesse e oggi ritroviamo intere aree in uno stato di profonda crisi occupazionale ed economica. Poco o nulla è stato fatto in questi anni per rilanciare l'occupazione dei lavoratori sardi, anzi, anni di politiche improntate sull'austerità si sono rivelate, come da noi predetto, fortemente recessive e sicuramente hanno contribuito a generare le migliori condizioni per una tempesta occupazionale perfetta, anzi una tragedia occupazionale perfetta, in tutta Italia, isole comprese ovviamente. Con questo provvedimento andremo quindi a dare a 1000 lavoratori e alle loro famiglie, ripeto, una boccata d'ossigeno fino a fine anno, ma sappiamo benissimo che nei prossimi mesi avremo l'onere di andare ad aiutare in modo molto più strutturato l'occupazione in terra sarda. Circa 1000 euro al mese netti a 1000 lavoratori, quindi 1500 euro lordi per 6 mesi, pari a 9 milioni di euro. Bene, e dopo? Senza dubbio la Sardegna è una regione a spiccata vocazione turistica e senza dubbio il nuovo ministro al turismo, senatore Gianmarco Centinaio, con il quale ci congratuliamo per il nuovo incarico e dal quale facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo, sarà in grado di valorizzare ancora di più questa inclinazione. Ma non possiamo pensare che tutta l'isola, abitata da più di 1,5 milioni di anime e terza in Italia per estensione dopo Sicilia e Piemonte, possa dipendere da un singolo settore seppur trainante. Ecco allora che dobbiamo ripensare alle potenzialità dell'isola, cercando di andare a valorizzare la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, oltre alle eccellenze manifatturiere, alle capacità nelle attività agricole e pastorizie o allo sviluppo di settori industriali di nicchia che qui potrebbero avere possibilità di crescita. Tornando comunque al provvedimento in esame, vorrei ringraziare sia la Commissione congiunta della Camera che la 11ª Commissione del Senato per la rapidità con cui sono riusciti a licenziare il provvedimento. Nello specifico è composto da 3 articoli. Nel primo articolo si confermano i poli industriali di Porto Torres e Porto Vesme quali aree di crisi industriale complessa e dunque necessitanti di un intervento urgente volto a prorogare la mobilità straordinaria per i suddetti 1000 lavoratori circa. A tal fine si consente alla Regione Sarda di destinare 9 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga in tali zone, andando a coprire tutto il 2018. Nel successivo secondo articolo si chiarisce che il finanziamento delle proroghe di questi ammortizzatori sociali è consentito anche per le regioni che abbiano adottato la proroga dopo il 31 dicembre 2016, purché essa riguardi trattamenti in scadenza entro tale data e comunque la cui durata di proroga non superi il 31 dicembre 2017.
Questo non comporta nuovi o maggiori oneri perché, come la disposizione della legge 205 del 2017, vengono utilizzate risorse che erano già state destinate alle due aree in oggetto mediante il riparto stabilito dall'articolo 44 del DL 148 del 2015 e che non sono ancora state del tutto esaurite. Tale ripartizione teneva infatti conto di tutte le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro iniziate entro la fine del 2016, anche se la Regione non aveva ancora avviato l'iter per i dovuti ammortizzatori sociali che sarebbero potuti iniziare a seguito di uno specifico accordo sottoscritto dalle parti presso l'unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni stesse entro tale data. In pratica, tale situazione che ha reso necessaria questa modifica è figlia di un ritardo regionale nell'emanazione del provvedimento di concessione di trattamenti da prorogare. Se non ci fosse stato questo ritardo, la proroga poteva essere adottata in continuità, come già ricordato, in base a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017. In sintesi, qualcuno tra Regione Sardegna e Mise ha un pochino dormito, abbreviato PD. Ad ogni modo, l'articolo 2 supera la disparità che si creerebbero fra situazioni di fatto identiche in quanto traenti tutte origine da eventi ante 31 dicembre 2016. Nell'ultimo articolo, infine, è disposta l'entrata in vigore della legge. Concludo, Presidente, con un'ultima osservazione sulla situazione del lavoro in Italia. La Lega è molto preoccupata per la situazione che abbiamo trovato. I dati che ci vengono sciorinati su una fanta occupazione in crescita rendono in realtà la fotografia di una nazione in forte difficoltà occupazionale, i cui cittadini sono costretti ad accettare contratti di lavoro in stragrande maggioranza a tempo determinato e per periodi temporali limitatissimi. Il posto fisso è ormai un miraggio e per di più le riforme volute da Renzi hanno reso di fatto precari anche i neoassunti a tempo indeterminato. Ma che futuro può pianificare una persona che il giorno prima non sa se il giorno dopo avrà ancora un lavoro? Che vita è? Noi della Lega crediamo che il lavoro debba diventare il tema centrale in questa legislatura e non risparmieremo energie per invertire la tendenza. Meno licenziamenti, meno assistenzialismo e maggior impegno per creare le condizioni necessarie al rilancio occupazionale, in Sardegna come in tutto il resto d'Italia. Grazie.